Ciao a tutti, allora questo è il momento nell'anno in cui c'è il novello, però io sono andato dal dottore, gli ho detto dottore c'è il novello e mi hanno dato un po' di bottiglie di novello. Allora il dottore mi ha detto, mi fa Stefano per piacere, solo un bicchiere durante i pasti. Io ho detto ma almeno pranzo e cena, e il dottore mi ha detto va bene per cena, per pranzo faccio, ma ok, va bene. Allora io ho preso, mi sono portato a casa la bottiglia di novello, guardate qua che buono, vedete, adesso vi faccio vedere che lo apriamo. Come si apre la bottiglia con questo cavatappo? Ma semplicemente così, no? Allora si tira fuori questa farina qua, guardate bene, vedete com'è fatto, che qua c'è una specie di cucilino, coltellino, poi si fa il giro qua nel picciuolo, che io chiamo picciuolo ogni cosa, gira, 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 scegli roto wash e poi ho detto come si fa? Poi dopo si tira fuori questo, vedete che qua ci sono due gradini, ok, gradino 1, gradino 2 e poi qua sbram, c'è questa che serve per track, track, track e quindi si infila dentro così, proprio dalla parte dell'altro e tram, 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 si gira, 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 però quando tu arrivi a girare, 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 vedi che poi non va più dentro questo qua alto qua, no, vedi che non va dentro perché è troppo alto, però quando tiri su, con questi che sono fatti bene, c'è questa base qua, così, e questa, tiri su un pochino, poi lo metti dentro, vedi che qua c'è l'altro, e tiri su ancora un pochino, e poi senti il profumo. Se il tappo sa di tappo, allora vuol dire che è un tappo. Se invece il tappo ha un buon profumo, allora vuol dire che sa di vino. Va bene, fatti vedere con quella faccia lì così. Ciao. Vabbè, morale, adesso facciamo la prova dell'assaggio. Il dottore mi ha detto un bicchiere e io mi sono comprato un bicchiere. Oh, se mi avesse detto che non potevo bere un bicchiere, non bevevo un bicchiere. E invece mi ha detto un bicchiere. Mi sa che ci sta tutto. Vabbè, io sto facendo quello che mi ha detto il dottore. Dottore, guarda, qui c'è anche il ciuccino per bere. Vediamo, agitiamolo un po'. La domanda è... Minchia, sarà buono o no? Non lo so, non lo so. Che spettacolo che è. Allora, questo non è il mio bicchiere, questo è un decanter, sono fatti apposta, infatti poi si farebbe così per versare nei bicchieri, ma noi glielo diciamo al dottore. Lui mi ha detto un bicchiere e io mi attengo al bicchiere. Va bene, allora, oggi vi siete visti questa mega ricettina spettacolare del torrone, del mega torrone. Domani faremo un'altra ricettina ancora più spettacolare, perché mi sto divertendo, sto giocando come un matto, ma intanto assaggio il mio bicchierino di vino, piccolino, piccolino. Buonissimo. Vi auguro una buona serata, non faccio la diretta perché è un disastro, quando faccio la diretta mi scrivete in 28, io leggo i messaggi, poi non mi concentro, faccio danni, e poi dopo magari qualcuno si arrabbia perché non lo sto salutando, invece così voi vedete sto video, io vi saluto poi piano piano un po' per volta, comunque io vi voglio bene a tutti, cioè se salto un messaggio eccetera, cioè, poi non vi arrabbiate, insomma ci sono cose più importanti nella vita, certo se poi volete comprarvi un bicchiere così non è male. A proposito, voi vi domanderete ma questo, oh ma ci sta tutta, ma perché ci sta tutta? Perché il decanter, no? Serve per mescolare, quindi si fa così, badabam badabam badabam, e poi dopo si versa nei bicchieri ed è buono perché così si ossigena bene il vino, ma in questo caso un novello non è che gli serva più di tanto, quindi è il bicchiere dell'assaggio. Vi auguro una buona serata. Besos y abrazos, nos vemos mañana, lo que sarebbe, ci vediamo domani. Ciao.